su questa manovra di bilancio, mi dà un voto? Beh, direi 3. È un sorriso amaro quello di Francesca Redavid, componente della segreteria nazionale della CGIL, intervenuta a Pescara alla giornata conclusiva del 19° congresso per il rinnovo del provinciale. La leader del sindacato è andata giù duro sulla manovra di bilancio del governo Meloni. Il testo approderà alla Camera domani con il voto di fiducia atteso per venerdì. Perché, dice... Per il lavoro non c'è niente, quello che c'è l'abbiamo conquistato con lo sciopero della volta precedente, il 2% di cuneo fiscale, il risultato dello sciopero del 16 dicembre del 2021 sulla finanziaria, e il resto delle risorse al lavoro non va assolutamente nulla, è una manovra regressiva che indica che la precarietà del lavoro continua a essere il centro delle politiche sul lavoro. Altre priorità da affrontare: il reddito di cittadinanza che verrà rivisitato nel 2024 e l'inflazione che erode pesantemente i salari. Come difenderli? Lo Stato e il reddito di cittadinanza è oggettivamente una misura contro la povertà, per sostenere, non contro, per affrontare la povertà come c'è nel resto d'Europa e del mondo. Mancano politiche attive del lavoro che accompagnino al lavoro, anche però su quello è inutile pensare che lo risolvi mettendo le persone in formazione. Metti le persone in formazione se dopo hai dei posti di lavoro, dove mandarle? Se questi posti di lavoro non ci sono, il problema esiste, l'assenza di politiche industriali e di politiche sul territorio fa mancare l'anello più importante di questa catena. E due, bisogna sostenere la contrattazione e la rappresentanza per aumentare i salari anche attraverso la contrattazione, perché anche le imprese stanno facendo profitti, le imprese, non è che stanno solo perdendo. L'ultima sulle pensioni, c'è la proposta da parte del governo, quota 103, no? Vi piace? Che cos'è che non vi piace? 103 è una non proposta, 103 significa avere insieme 62 anni e 41. Sono poche migliaia, credo che queste poche migliaia siano uomini del nord, non credo che né nelle donne né nel sud ci siano queste condizioni, se non dei casi assolutamente, è una cosa ridicola, si è passati da quota 100, 101, 102, era 103 e si continuano ad offrire dei grandi tavoli che poi non si aprono mai su come si affronta il tema dei lavori più faticosi, che non sono tutti uguali, le donne, quindi il riconoscimento del lavoro di cura, le carriere professionali che sono state segnate dalla precarietà, e noi su questo chiediamo da tempo, lo chiedevamo col governo precedente, con quello ancora prima e lo richiediamo con questo, una vera riforma della Fornero. Negli ultimi scioperi non ha partecipato la CISL insieme a voi e alla UIL, vi dispiace questo? Certo, il movimento sindacale è più forte quando si è tutti insieme, già come dire l'unica nostra forza quando le trattative non vanno avanti o non si aprono proprio come in questo caso è quella di mobilitarsi e scioperare, questo è lo strumento che il sindacato ha. La CISL dà valutazioni diverse, è successo anche esattamente un anno fa con lo sciopero sulla finanziaria del governo Draghi, anche se abbiamo delle piattaforme unitarie, perché sulle pensioni per esempio le piattaforme unitarie. Dopodiché è chiaro che se si fanno valutazioni diverse non c'è nulla di drammatico, ognuno fa le sue scelte e valorizzeremo anche la parte unitaria delle nostre piattaforme. L'ultima sulle pensioni, c'è la proposta da parte del governo, quota 103, no? Vi piace? Che cos'è che non vi piace? 103 significa avere insieme 62 anni e 41. Sono poche migliaia, credo che queste poche migliaia siano uomini del nord, non credo che né nelle donne né nel sud ci siano queste condizioni, se non dei casi assolutamente, è una cosa ridicola, si è passati da quota 100, 101, 102, era 103 e si continuano ad offrire dei grandi tavoli che poi non si aprono mai. Carmine Ranieri, segretario regionale CGIL Abruzzo e Molise, si sofferma sulle tante vertenze aperte con una preoccupazione specifica. Sappiamo nell'automotive l'Abruzzo è una regione molto forte, dove il 50% delle esportazioni riguardano questo settore, è un settore che arranca, ma un settore che si modificherà in maniera importante nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Se oggi non si pensa ad investire in questo settore, non solo per le aziende mali ma anche per le aziende dell'indotto, noi rischieremo una desertificazione di tutto questo settore e quindi è importante che ci siano le politiche forti e mirate da parte della Regione Abruzzo, oltre ovviamente dal Governo nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo tante risorse da dover spendere, per esempio penso a tutta la programmazione 2021-2027, ma non bisogna perdere questa programmazione in mille rivoli, bisogna
bisogna decidere su cosa puntare, perché l'Abruzzo ha davanti una sfida importante. Il rischio è veramente che nel 2023 avremo un tracollo della nostra economia abruzzese. Governo regionale e CGL, il dialogo a che punto è, com'è? No, il dialogo non c'è, non c'è dialogo tra governo regionale e 16 associazioni fatte da sindacati e associazioni datoriali che chiedono di sapere quali sono le priorità per questa regione Abruzzo. Su questo non c'è nessun tipo di confronto, lo vedete ogni giorno, facciamo comunicati sui vostri giornali. Questa regione non dialoga, ma non fa capire ai cittadini qual è la linea e il percorso che vuole intraprendere. Questo è molto grave e lo vediamo un po' in tutti i settori, nel settore delle politiche industriali, ma lo vediamo anche nel settore della sanità, lo vediamo in tutto l'agire della giunta regionale. Ci sembra una regione che fa interventi a spot su questo, su quel problema, rincorrendo le emergenze, ma che non ha una linea di azione chiara. Chiusura con il segretario provinciale Luca Undifero, che auspica per i prossimi 4 anni che venga recuperato un valore importante, tornare ad essere il sindacato di strada. Significa la vicinanza alle persone, significa non stare in ufficio ad aspettare che vengano le persone, ma mettere l'ufficio accanto alle persone, nelle case, nelle piazze, nelle strade, perché credo che oggi in questo Paese, non solo per quanto riguarda il sindacato, ma per il mondo della rappresentanza in generale, è necessario che le persone vadano accompagnate, vadano seguite da vicino, perché i bisogni delle persone non sempre vengono rappresentati dalla politica in particolare, e quindi c'è sempre un distacco maggiore tra quella che è il rappresentato e quello che è il rappresentante.